Ehi ragazzi, salve a tutti, benvenuti con questo nuovo video. Siamo tornati con un vlog dopo, tipo l'ultimo era il mese scorso. Vlog pre-natalizio perché il 24 non è Natale. Metto il cappello, vabbè. Anche quest'anno si è riusciti ad arrivare a Natale, nel senso che non sono morto prima. Comunque ho notato che l'albero, voi qua, questo, non lo riuscite a vedere perché è basso. Non lo sapevo, ma ne ho due io. Cioè, uno è basso, è più basso di quell'altro. Sto cercando qualcosa, ma non lo alzeremo, niente. Allora, cosa dobbiamo dire? Perché sennò ci mettiamo 4 giorni. Numero uno, che è praticamente la cosa più importante. Mi pare fosse l'anno scorso che in un vlog dissi che avrei puntato a fare un video al giorno sul canale per il 2016. Il mio obiettivo nel 2016 era portare un video al giorno sul canale. Cosa che non è successa per il semplice fatto che c'è stata una grande interruzione quest'estate per motivi lavorativi alla fine, perché in un modo o nell'altro mi tocca sopravvivere anche a me, quindi qualcosa devo fare. In questo periodo semplicemente ho deciso di prendere una, diciamo, pausa, per il semplice fatto che comunque ero arrivato ad un punto in cui lo stress causato dalle cose che facevo ha iniziato a danneggiarmi. E in questo periodo appunto, come vedete, sono regolare un po' con i video, mi sento molto più rilassato. E tra l'altro, in questi giorni ho fatto un video al giorno. Cioè, questi giorni, vabbè, 4 giorni di... No, ok, non conta, va bene, ok, scusate. Comunque niente, obiettivo fallito per quanto riguarda il video al giorno. Ci proviamo nel 2017. Alzi la mano chi scommette che là non andrà a lavorare in spiaggia anche quest'estate? Non si sa, vabbè, comunque vedremo tutto nell'anno nuovo. Come seconda cosa, che è abbastanza importante anche questa, soprattutto per il canale, ultimamente sto controllando un po' i video che ho caricato e che devo caricare, robe così, e ho notato che abbiamo un sacco di serie attive. Per l'appunto, recentemente ho iniziato Pikmin, ho iniziato Aoni, senza contare le già attive della Story, One Piece, Jetpunk e tutte così. Vedete, ne ho troppe. E questo mi ha ricordato che comunque il mio scopo era quello di allontanarmi un po', sì, un po' dalla Nintendo, perché portare solo giochi Nintendo non mi piaceva molto. O comunque, cioè sì, mi piaceva perché mi piacciono i giochi della Nintendo, però non volevo creare un pubblico concentrato solo sui giochi della Nintendo, perché non era l'unico argomento che volevo trattare. Ovviamente anche adesso, guardando un po' dai video che carico, i video della Nintendo vanno per la maggiore, anche se Aoni mi ha stupito perché vi piace, ho visto, e mi fa un gran piacere, davvero. Ovviamente con The Last Story vale la stessa questione di Xenoblade, perché c'è chi piace e c'è chi non piace. In ogni caso, probabilmente ridurrò questo più avanti, non, cioè non è che le tronco così sull'istante, però ridurrò le serie lunghe. Voglio portare più serie corte, più serie da 1, 2, 3 video, robe veloci così, anche su giochi a caso, giusto per variare un po' comunque, ecco. Ovviamente sperando nel video ogni giorno per il 2017, ci proviamo, dovrei riuscire a finire molte serie in breve tempo. Questo per il semplice fatto che se ci riesco, come era per Xenoblade, vorrei spostare la serie di adesso attualmente, quella della Story, che è una serie concentrata sulla trama. I video che faccio di quel gioco non li taglio molto, cioè taglio solo magari le battaglie che faccio, gli spostamenti tra un luogo e l'altro, ma i video che sono i filmati li lascio tutti, perché è quello che mi interessa più che altro. I video della Story comunque volevo portarli come secondo video del giorno, ovviamente non tutti i giorni, magari sempre un video ogni 3 giorni. In caso ci dovessi riuscire, dovrei guadagnare 2 video, o 3, dovrei guadagnare 3 video, e sono tanti. Potrei riuscire a portare una serie ogni settimana, dato che comunque anche per Pikmin mi continuate a dire porta più parti alla volta, quindi potrei accontentare più persone, insomma, ecco, senza farle aspettare troppo. Terza cosa, dal 29 dicembre al 2 non sarò a casa, quindi non potrò registrare niente, non potrò controllare messaggi, o almeno sì, potrei tramite il telefono, sì. In ogni caso non sarò a casa, sarò a Milano, vado a trovare Mr. Bob.
Però anche se non facciamo niente perché dovrei portarmi tutta l'attrezzatura là, quindi non registriamo. Comunque sarò a Milano, quindi se qualcuno di voi è a Milano, teoricamente noi siamo lì in giro, Parco Sempione o in città, comunque vabbè. Comunque vado su a festeggiare Capodanno, quindi mi sono dovuto preparare già i video, che per fortuna sono riuscito a farlo, e vi posso già annunciare che l'1, anzi no, innanzitutto il 30 dovrebbe uscire un video speciale. Non vi dico di cosa, anche se probabilmente lo sapete già, spero di riuscire a farlo. Il 30 vedrete un video speciale. In più, il 31 non ci saranno video, neanche il 25 perché è Natale. Il 31 non ci saranno video, ma l'1 inizierà una nuova serie. E io vi voglio lì perché adesso sarà una serie che andrà in fallimento totale sicuramente. Sarà una serie da solo di un gioco che recentemente è stato sul canale, ma non vi dico nient'altro perché se no potreste capire troppo. Innanzitutto vi dico solo che mi servirà il vostro aiuto, punto, non vi dico nient'altro. Ok, detto ciò, possiamo passare alle domande, penso? Anche perché ho un mese e passa di arretrati di domande, perfetto. Partiamo con Capitan Tonno, tra parentesi Axel Seven, ma aspetta, te c'eri già, vero? Mi ricordo un Axel Seven. Sarebbe interessante analizzare su Earthbound. È davvero un bel RPG molto difficile, pieno di sfide, anche un po' dark. Credo finora nessuno l'abbia mai portato in Italia. Earthbound è quello teoricamente di NES loro, vero? Non ci ho mai giocato. Non lo so, dovrei vedere perché più che altro se non ci ho mai giocato probabilmente è perché non mi è mai interessato. Non lo so, bisogna vedere. Toynem YouTube, finalmente la mia vita non è più la stessa. Questo riguardo al vlog scorso. Comunque potresti fare una review su Minecraft? Sì, la serie che intende iniziare è l'1. Cacchio, non dovevo dirlo. Taglierei questo pezzo, vero? Bra. L'Anulfan, farai mai una let's play di Pokémon Luna of Sole? Eh? Penso non ci sia l'off, ma ci sia un O. Di Pokémon Luna, Pokémon Sole? No, perché non ho neanche il 3DS, quindi non credo. Io mi sono perso alla quarta generazione, io l'unico gioco è Pokémon Perla. Mi sono perso lì e ciao. Giacomo Nardone, non farai Splatoon, ti prego, potresti fare qualche partita con noi. Ho sempre detto che non avrei portato Splatoon sul canale, anche se ultimamente sto rivedendo un po' le mie decisioni. Anche perché il motivo per cui non avevo intenzione di prenderlo era per il fatto che non ero buono a giocare. Però ripensandoci un po' ho detto, ma scusa, che problema c'è? Quindi sto rivedendo un po' il fatto di prenderlo o no. Anche se la vedo dura fare partite online perché con la mia connessione faccio ancora più schifo. Quindi si vedrà tutto più avanti. Già Gianluca Baraldi, farai mai Undertale? Credo di sì. Non nell'immediato, ma credo che lo farò. Perché ha avuto tutto sto successo, tutto sto parlare qua e là, meme da tutte le parti, memes, quindi mi ha un po' incuriosito come gioco e penso che lo porterò. L'Anulfan, farai le live, sarebbe molto bello, sarebbe molto bello se avessi anche una connessione buona. Anche perché l'unica volta che ho fatto una live l'audio arrivava il giorno dopo averci messo 3 ore per farlo partire, quindi sarebbe molto bello, sì. Marcello Maggiorani, farai mai una let's play a Paper Mario Color Splash? Non lo so, non credo. Al momento non è nei miei progetti. Riguardo alla serie di Pikmin, che tra l'altro è tipo esplosa, cioè io non me lo aspettavo davvero, ma ho caricato la prima parte e è esplosa nei commenti. Grande, l'hai rifatto, la prima cosa che ho visto, ma io ci sono rimasto tipo, ok? Davvero non me lo aspettavo perché è un gioco del 2001. Cioè, vabbè, quella che faccio io è del 2009, mi pare, ma è del 2001. Comunque, da FDL93 mi scrive: vorrei darti un'informazione, stai attento al video finale perché c'è il copyright e se YouTube te lo rileva ti rimuove il video. Sì, me lo ricordo bene. Questo poi lo dirò anche in Pikmin. Praticamente, dopo un tot di tempo, quando c'è stato quel boom di Nintendo che ha iniziato a mettere copyright ovunque, la parte finale di Pikmin 1 mi è stata bloccata mondialmente. E io ci sono rimasto malissimo, cioè ho detto, ma cosa ci ho messo dentro? Comunque, tranquilli, perché ho le mie tattiche per fuggire al copyright, infatti lo prendo sempre. Giugiolino scrive Gigi D'Alessio sotto un video di Aoni.
Rispondo in generale a tutti quelli che mi chiedono fai più parti di questo, fai più parti di questo. In questo caso Pikmin o Unlimited Adventure. Non porto più video di quel gioco frequentemente per il semplice fatto che ho le altre guide anche. Ogni tanto vado a vedere sul vecchio canale e vedo un giorno un gioco, un giorno un altro gioco, un giorno il gioco del giorno prima. Praticamente due giochi e caricavo un giorno e un giorno. Addirittura sul primo canale ho visto due video al giorno e pensavo come cacchio facevi. Poi mi sono ricordato che ero alle superiori, quindi tutto spiegato. Comunque il motivo per cui non carico più frequentemente lo stesso gioco è perché voglio dar spazio a tutti gli altri. Ovviamente, come ho spiegato prima, se riuscissi a caricare più video lo spazio diminuirebbe, ma non cambierebbe il fatto che comunque caricherei quello dopo un tot. Finiamo con Joele e Fabian. Ciao Landulf, io sono Joele, potresti farmi una nuova Let's Play? Se ci sei ancora, spiegami cosa. Detto questo, finiamo qua. Anche perché non volevo durasse troppo. Spero non duri troppo. In ogni caso, ci tenevo ancora una volta a farvi gli auguri di Natale. Come ho già detto, domani non ci saranno video perché è Natale. Quindi godetevi il Natale. Se vedo che una mia visualizzazione sale, vi banno. Anche se non so chi, ma vabbè, vanno tutti. Mangiate bene, mangiate tanto, perché probabilmente è uno dei pochi periodi in cui potete farlo. Vi auguro ancora un buon Natale, qui da Landulf è tutto. Ciao a tutti.